livelli ci siamo persi qualcosa per strada. I ragazzi di oggi sono il nostro specchio. Quindi se qualcosa non va, e perché noi, partendo dalla famiglia, finendo al singolo cittadino, ci siamo persi qualcosa per strada. Ora abbiamo due occasioni: continuare a perderci per strada e pezzi, o decidere se dare una svolta. Io personalmente mi sono impegnata come garante, come mi impegnavo prima come volontaria, perché voglio dare una svolta. Voglio dare una svolta, e lo dirò in maniera chiara, perché poi è la verità. Non solo per tutti i bambini, in primis per mio figlio, per i miei figli, perché io da genitore non posso accettare che mio figlio sia un fantasma marginale di questa società. Non mi va bene. Assolutamente sì, è una riprova, e anche un plauso all'amministrazione comunale di Gioia Tauro, perché di fatto ha la presenza di due autorevoli riferimenti, il garante per la disabilità e il garante per comunale per l'infanzia e l'adolescenza. È chiaro che una rete sinergica e soprattutto costitutiva per garantire tutti quei diritti è fondamentale, e bisogna farla. Chiaramente come farla? Creando un tavolo tecnico qualificato che analizzi e svolga un monitoraggio attento di quella che è la popolazione dei minori in questo caso interessata, affinché si possa trovare delle soluzioni estremamente attente e che vadano a risolvere le varie problematiche. Ecco, i minori vanno salvaguardati. Ecco, oggi c'è stata un'operazione della Polizia di Stato a Cosenza, un nonno abusa dei bambini, quindi di nipotini. Ecco, questo gesto come lo commentiamo? Innanzitutto un grande rammarico, chiaramente un nonno, un punto di riferimento della famiglia che, come dicono ovviamente le cronache, ci basiamo su quello che l'autorità giudiziaria sta svolgendo, è veramente devastante. Ricordo sempre di denunciare qualsiasi cosa, di appoggiarsi al numero verde della Presidenza del Consiglio, il 1522, anche per segnalare un'eventuale presunzione di un fatto costituente reato. Chiaramente l'abuso va condannato e bisogna attuare tutte quelle azioni sinergiche all'interno dei vari territori. Nominato il garante come consiglio comunale sulla disabilità, perché questo è un mondo che vive vicino a noi, ma stranamente non riusciamo a vederlo. C'è un muro invisibile che ancora ci separa rispetto a questo mondo bellissimo, e noi dobbiamo avere questa forza, questa capacità di rompere questa barriera e di abbracciare tutto il mondo intorno a noi che ci circonda, in una politica di inclusione sociale dove tutti possiamo fare parte della stessa famiglia.